Siamo qui alla Fiera del Libro per Ragazzi con una giovane scrittrice, ma di grande successo, Elisa Prati, non solo scrittrice per dire la verità, ma anche grande divulgatrice. Ricordo Come educare l'educazione sessuale per i bambini, pubblicato da Giunti, e anche Pensieri nell'armadio, che è il suo ultimo romanzo per ragazzi. Che cos'è che unisce la passione della narrativa, la passione della divulgazione? C'è una radice comune nella sua, nel suo modo di vedere il mondo? Sicuramente è tutto narrazione. Narrare, si può narrare una ricetta di cucina, si può narrare anche una regola di matematica, insomma, basta saper porre ai ragazzi in modo. Io adesso sono a scuola e so quanto è importante avere questo dono del saper trasformare in narrazione, insomma, la storia, la geografia, l'italiano, ma qualsiasi disciplina. Quindi la divulgazione è bella quando incrocia in qualche modo anche la narrativa e diventa divertente per l'autore, divertente per chi la legge, e di grande soddisfazione, perché poi sono libri che apparentemente solo apparentemente sono più leggeri o di minor impegno, ma in realtà c'è l'impegno congiunto di tante persone che ci lavorano, illustratori, redazione che progetta e l'autore che fa il suo. Appunto, una scrittrice che è stata anche autrice di fortunati libri di testo per Giunti Scuola, a suo tempo, ma anche una scrittrice che recentemente è andata a insegnare. Una bella scelta quello di insegnamento. Che cosa è? Come viene vista? Come vengono visti i libri per ragazzi dai nostri ragazzi, bambini, adolescenti? Leggono, si appassionano anche alle sue storie? È una bella domanda, perché sono ruoli un po' diversi. Infatti io le scuole le ho frequentate prima come autrice, come insegnante. È stato anche appassionante coinvolgere i bambini nella lettura, perché effettivamente è una sfida. Laddove ci sono anche, diciamo, strutture organizzate, biblioteche, nella scuola, eccetera, è più facile. E altrimenti è lasciato molto all'iniziativa dell'insegnante, questo sì, perché l'insegnante deve organizzare una biblioteca di classe, l'insegnante deve proporre dei titoli e quindi è l'insegnante che deve in qualche modo informarsi anche sulla produzione in atto, sulle ultime uscite, e siete voi che dovete anche aiutare l'insegnante a avere in mano questo potenziale, di sapere, perché altrimenti non è in grado di aiutare il bambino a trovare il suo interesse. Mi è servito molto essere stata tutti questi anni, aver lavorato tutti questi anni con l'editoria, perché sono arrivata con un bagaglio di informazioni rispetto a questo che mi è servito, insomma, mi ha aiutata molto nel mio lavoro. Quindi posso ritenermi fortunata. La scuola Italia c'è chi lotta una vita per arrivarci e c'è chi si ritrova a scuola un po' come me, un po' per caso. E così, insomma, comunque è un bellissimo lavoro. Grazie Elisa di essere venuta. Grazie.